Vivaro è conosciuto come il comune dei Magredi. Ma cosa sono questi Magredi? Sapete che facciamo? Andiamo a Vivaro! Siamo nel Maniaghese e fino a non molto tempo fa venire qui era un problema. I guadi risultavano impraticabili quando i torrenti Meduno e Cellina erano in piena. Solo nel 2001 è stato costruito il ponte che consente una viabilità sicura verso Pordenone. Vivaro ha smesso di essere un paese isolato da poco tempo, ecco perché non è molto conosciuto al di fuori della pianura. Ma cosa sono i Magredi? Per scoprirlo devo prendere il cavallo e vi dirò che l'idea mi piace! In macchina non si può assolutamente entrare, sono zone protette. Cappellino da vera cavallerizza e via! La cavalcata è dolce e tranquilla, anche perché Chiara mi accompagna. E finalmente arriviamo a destinazione. Oh, allora questi sono i Magredi. La vegetazione non vi ricorda la steppa? Alcune erbacee vengono dalla Pannonia, come questa, la crambe tataria, richiamata la tartaria. I semi sono stati portati dagli zoccoli dei cavalli degli Ungari quando invasero queste terre qualche tempo fa. Il Magredo è un ambiente estremamente raro in natura ed è costituito da un terreno molto arido. Non capisco, ma questa non è una delle zone più piovose del Friuli Venezia Giulia? Ah, ecco la spiegazione! Il terreno è incredibilmente permeabile perché nel sottosuolo ci sono solo sassi e l'acqua si disperde subito. Mi dicono che quando piove la natura si risveglia regalando colori bellissimi. Alcune piante si possono trovare solo nei Magredi, come il lino delle fate o le orchidee selvatiche. Ne abbiamo trovate viola, lilla e bianche. Nei negozi sono abituata a vederle molto più grandi. Queste sono piccole, piccole, piccole. Scendo da cavallo e si vede che non sono propriamente un amazzone per dedicarmi ad un altro sport. Ma prima andiamo nella frazione di Tesis, dove c'è un museo archeologico. Appena entrata voglio subito sapere qual è il pezzo più antico. Eccolo! Un corredo di un tumulo funerario dell'età del bronzo. Fuori c'è anche la tomba. Ci sono attrezzi in ferro del primo secolo a.C. La maggior parte dei reperti risale al primo o quarto secolo d.C. Quante monete antiche! I greci e romani le mettevano sotto la lingua o sugli occhi dei defunti per pagare un certo caronte affinché trasportasse l'anima del loro caro nel regno dei morti. Il museo ha una storia interessante. Con l'espandersi della coltivazione del mais, si è cominciato ad arare più profondamente, così sono saliti in superficie un sacco di resti di antichi insediamenti romani. Nel 1976 un gruppo di amici appassionati crea il gruppo archeologico Cellina Meduna, che ha salvato tanti reperti che sarebbero andati perduti. E questa è la guest star del museo, Ercole. Per essere Ercole sei piccolino. La conservazione della statuetta è stupefacente. Nella stessa sede c'è un altro museo, quello caseario, dove si possono osservare gli attrezzi usati nella latteria paesana aperta fino a qualche decennio fa. Molte le cose interessanti, come gli stampini per il burro e il marchio per il formaggio, Made in Vivaro. Due enormi paioli dove si produceva il formaggio. Un altro posto assolutamente da visitare è il Mulino della Miuta. Risale al 1341 ed era dei conti d'Attimis di Maniago. L'ultima mugnaia ci ha lavorato fino agli anni 70 ed i macchinari sono tuttora funzionanti. Trovo una macina a mano. Oh, ma per fare il mugnaio dovevi avere i muscoli. È pesantissima! Il mulino lo potete visitare quando volete, basta telefonare al comune. Un consiglio? Portateci i bambini! In un'altra frazione di Vivaro, a Basaldella, c'è una villa della metà del 1700, semplice da trovare, in quanto è proprio accanto alla chiesa parrocchiale.
L'entrata ed il parco già promettono bene. Entriamo a visitarla. Le stanze sono tutte originali ed una diversa dall'altra. Le pareti affrescate bellissime, i mobili d'epoca. I pavimenti lavorati a terrazze mi incantano. Credo di aver trovato il posto adatto per un weekend romantico. Qui ci ha dormito Napoleone. Ora Villa Cigolotti è diventato un albergo-ristorante. Durante la nostra visita troviamo un'allegra tavolata. Brindare con il festeggiato mi pare un obbligo. E ora ci andiamo a pescare? Non ho mai preso in mano una canna da pesca in vita mia. Fortuna che Roberto mi spiega come si fa. Si mette l'esca e si lancia. Dopo alcuni tentativi maldestri ci riesco e un minuto dopo il primo pesce. Lu vuole provare ed un attimo dopo un altro pesce. Oh, ma è un laghetto magico! Con pochissimi euro tutti possono venire a pescare nel laghetto di Vivaro, che poi si chiama Lago Meduna. Gestito dal 1986 dall'Associazione Sportiva Meduna, è il luogo giusto per un fine settimana diverso dal solito. Considerando poi che ti procuri pure la cena, vedete voi! Per essere un piccolo paese, oggi abbiamo fatto di tutto, cavalcato, pescato, visitato musei, passeggiato in mezzo ad una natura fantastica. Insomma, Vivaro merita davvero una visita.